in un nuovo episodio della carriera pilota su F1 24 con GM7. Siamo a Monaco e questa è la classifica attuale. Siamo al terzo posto con 106 punti, comanda Leclerc a 133, in mezzo Verstappen a 118. Sono molto preoccupato perché in questa pista conta tantissimo la qualifica. Guardate le condizioni meteorologiche. Le qualifiche saranno in parte con il sole, in parte con la pioggia. Questo è un grande problema perché io ho fatto tutte le prove libere sull'asciutto, quindi non so le mie capacità su questo circuito difficilissimo con la pioggia. Vediamo quello che viene fuori. Come sempre mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie che uscirà un giorno sì e un giorno no sul canale alle ore 14:30. Non perdiamo tempo e andiamo subito dentro con le qualifiche. Non piove e questo è un grande problema. Se non piove in Q1 vuol dire che pioverà in Q2 o in Q3, dove effettivamente ci servirà il tempo. La pioggia, secondo me, in top 15 ci si poteva andare. Sarebbe stato meglio quindi avere la pioggia adesso. Primo giro appena completato. Occhio Leclerc, siamo sesti. Non sono andato bene. Scivolati all'ultimo posto. Praticamente abbiamo fatto lo stesso tempo di Nico Hülkenberg. Monaco è sempre così. Ho bisogno di qualche tentativo in più per entrare in modalità Monaco. Mi sono migliorato, ho fatto un super secondo settore. Mi sono migliorato di un secondo e due. Siamo quinti. Buono, 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 buono. Occhio, 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 occhio. No! Tempo di giro annullato, ma quello prima, ok, cioè quello questo qui. Dovrebbe bastare, ci siamo praticamente messi a ridosso del nostro compagno di squadra. Dovrebbe bastare questo tempo per andare in top 15 e quindi passare il taglio. Mentre finivo il giro, nella radio mi hanno detto pioggia tra 10 minuti. Questo che vuol dire che molto probabilmente beccheremo la pioggia nel Q2. Superiamo comunque il taglio, settimi, come GM7 e Max Verstappen primo tempo. Intermedie, ragazzi, subito da intermedie. Peccato perché sarebbe stato interessante fare un giro con gomma rossa, magari anticipare tutti gli altri, però le condizioni ovviamente non ce lo permettono. Parte il giro con le intermedie, sono veramente molto preoccupato. Siamo andati male, 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 eh? Pensavo peggio, ragazzi, dai, pensavo peggio, non siamo andati malissimo. Tagliamo adesso il traguardo con l'ottavo tempo. E insomma, scivolati all'undicesimo posto. Mamma mia, però ho fatto un Fuchs nel primo, un Fuchs nel secondo, poi ho perso tutto nel terzo. Com'è possibile? Non mi sembrava di aver fatto un errore in particolare. Mi rilancio, signori, per migliorare il giro. Mi sono migliorato, ragazzi, ma non so se basta. Purtroppo mi sono migliorato di 7 decimi. E forse siamo terzi. Ok, dovrebbe bastare, dovrebbe bastare. Direi di non scendere in pista. Non va in pista neanche Lando Norris, che dietro di noi l'abbiamo battuto di un millesimo. Quindi superiamo il taglio in questo momento da terzi. Ma io sono veramente preoccupato, cavolo. Cioè, in realtà abbiamo fatto un buon tempo, però non ho avuto quel feeling. Non lo so, non mi sento a mio agio. La situazione è alquanto drammatica, ragazzi, perché in Q3 addirittura ci tocca utilizzare le full wet. Piove come se non ci fosse un domani, signori. Mi lancio adesso, vediamo che viene fuori. Sono andato malissimo, pensavo peggio. Giro veloce per Yuki. Come giro veloce per Yuki? Come giro veloce per Yuki? Tagliamo il traguardo in questo istante con il quinto tempo. Va bene, dai, va bene, va bene. 3 decimi dalla pole. Continuo a fare bene il primo settore, bene il secondo settore, perdo tutto nel terzo. Si può migliorare però. Lando Norris 2 secondi. Di sicuro ha sbagliato il giro, così come Russell. Può essere così lontano, signori, da Hamilton. Dai, hanno sbagliato il giro. Sono rientrato in pista, le condizioni mi sembrano leggermente migliori rispetto a prima. La gomma è ancora la stessa. C'era la possibilità di mettere gomma intermedia. Anche gli altri sono dentro con le full wet. E quindi si parte, ragazzi. Siamo quinti. Vediamo quello che viene fuori. Provo a cercare il giro della vita. Vediamo, vediamo un po'. Si parte. Era meglio che non partivo. Porca di quella miseria.
Allora, mi sono migliorato, mi sto migliorando nonostante una partenza veramente brutta. Mi sono migliorato, tipo l'erso qui nel tratto finale, mi sono migliorato di 6 decimi, ragazzi. Mamma mia! Di 6 decimi? Vediamo un po' in queste condizioni. Secondo! Porca vacca! Ho fatto un super secondo settore, eppure non mi sembra di aver fatto un giro pulito, Ve l'ho messo tutto il giro, perché è stato il migliore che ho fatto. Non mi sembrava di aver fatto un giro pulito. Infatti Leclerc ci dà 2 decimi e 7, che sono tanti. Gli altri hanno avuto diversi problemi, secondo me. O che hanno fatto il giro tutti attaccati, perché è possibile, di solito escono tutti in fila, e su questa pista uscire tutti in fila è sicuramente un problema. Perché vedo dei tempi comunque troppo anomali. Sergio Perez con la McLaren 1 e 3, Alonso con l'Aston Martin miglior macchina in griglia 5 decimi da Leclerc. Va bene però, ragazzi, dai, va bene. Nella pioggia vengono fuori queste qualifiche anomale, succede un po' di tutto. E ci è andata bene, poteva andare nettamente peggio e va bene così. Ce lo portiamo a casa questo secondo posto. Tutto pronto, signori, ci siamo! Siamo a Monaco e dobbiamo cercare in tutti i modi di passare Leclerc. O lo passiamo in partenza o lo passiamo con la strategia. Non abbiamo un'altra possibilità. Su questa pista, purtroppo o per fortuna, è così. Allora, per quanto riguarda la strategia, loro mi consigliano di partire con gomma media. Questa è la strategia di default. Il problema è che se passo con gomma media non riesco a fare l'undercut. Però l'anno scorso Leclerc ha vinto la gara facendo l'overcut su me e Max Verstappen, che ha seguito la serie, se lo ricorda. Quindi che cosa facciamo? Non lo so. Io parto comunque con la rossa, non tanto per fare l'undercut, ma per bruciare Leclerc in partenza. Poi nel secondo stint, quasi quasi è da media. Non è mai, tanto non ci superano, ragazzi, qua, cioè non ci possono superare, quindi anche se ci crolla la gomma, chi se ne frega, non ci superano. Dobbiamo solo stare attenti a non fare errori particolari, andare a sbattere e cose del genere. Dai, provo così, ragazzi, dai, provo così e vediamo quello che viene fuori. Si parte, ragazzi! Bianca! Sei un pazzo, Leclerc. Sei un pazzo. Sei un pazzo. Sei un pazzo. Sei un pazzo, via, 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 via. Sembra buona, invece non lo è. Attenzione, perché vado dentro su Leclerc. È difficilissimo così, è impossibile. Impossibile. Come ha fatto ad avere quel guizzo con la bianca? Non è finita, ragazzi, però, non è finita. Ci devo provare adesso. Oh, attenzione al muro, però, piano, piano, attenzione, perché meno male che non si poteva superare. Max ci prova. No, Max, dai, Max, attenzione che sta accadendo. Mannaggia la vacca indiana, Max. Bandiera verde, gialla, cos'è successo, ragazzi? Non si sa, no, ho perso la posizione, incredibile. L'unico con gomma rossa che perde la posizione. Pazzesco, ragazzi, veramente pazzesco. Non è finita però, ragazzi, posso prendermi la posizione su Max, piano qui, piano, sinistra, adesso, occhio al cordolo. Easy così, attivo l'ersa anche rischiando, ragazzi, perché devo rischiare adesso più velocità di loro, ho più velocità di loro, peccato per quell'errorino, perché stavo cercando di spingere come se non ci fosse un domani per riuscire a restare attaccato, però purtroppo non ce l'ho fatta. Piano, dietro c'è tanto spazio dietro, avete visto, piano qui, mamma mia, attivo l'air subito in uscita, ma non ce la faccio, dietro 2 secondi e 2, giro veloce per Leclerc con gomma bianca, bravo Leclerc, bravo, attenzione qui, piccolo taglio, non niente, non è penalità, force track limits, non lo so, non mi interessa, Max però potrebbe attaccare Leclerc, ragazzi, Max potrebbe attaccare Leclerc perché ha gomma media, quindi potrebbe attaccare Leclerc, mamma mia, abbiamo già visto più azione in un giro che in tutta la gara Fuchs nel primo settore per GM7, forse per quel taglio che ho fatto, non lo so, comunque va bene, che piano, stretti qui, ma mi perdo tantissimo qua, me ne accorgevo, me ne sono accorto anche nelle prove libere, piano, ok, ma loro scappano, loro hanno più ritmo di me, ragazzi, Monaco è così, meno che adesso non, piano, allora, o faccio un super undercut, ragazzi. Ci posso provare a fare un super undercut, perché non vado nel traffico adesso. Cioè, siamo solo all'inizio. Non vado, cioè il gruppo è ancora compatto. Allora, vediamo se riesco ad avere un po' di ritmo. Vediamo se riesco a restare agganciato, perché magari se Max ci prova. È molto vicino Max, È molto vicino, ma come si fa a superare qui? Non si può, ragazzi, non si può. Attivo l'erse. Guardate quanto sto allungando su quelli dietro. Incredibile. Ma sono quei due davanti che stanno volando. Cioè, non è che stiamo facendo schifo noi, Sono quelli dietro sono quei due avanti, Max e Leclerc, che stanno dando spettacolo. E noi siamo in mezzo. Bravi noi che siamo riusciti a restare attaccati al gruppo
iniziali, cioè nel senso a questi due, e non che siamo stati risucchiati da quelli dietro, ecco. Guardate quanto stiamo allungando, 5-4. O Norris ha un problema, perché prima ho visto che qualcuno stava cercando di superarmi. O Norris ha un problema e quindi sta rallentando tutti. Mi sembra veramente strano, comunque. Mi sembra veramente strano tutto questo distacco da quelli dietro. A questo punto mi sa che mi gioco anche l'undercut così, perché se li distanzio di tanto e poi dopo finisco nel traffico. Non lo so ragazzi, non lo so, piano qui, piano. Piccoli aggiornamenti ragazzi, sto cercando di restare concentrato il più possibile. Davanti loro hanno più ritmo, ma guardate ancora una volta quanto stiamo recuperando da quelli dietro. Purtroppo per colpa di questa cosa non posso fare l'undercut ragazzi, perché sono troppo... Cioè, se guardate la mappa, se faccio l'undercut finisco nel traffico. Devo continuare così, Norris avrà un problema, sicuro raga, 100%. A questo punto sapete che vi dico? Che ci battiamo il terzo posto e chi si è visto. Ragazzi, c'è poco da fare perché io qui davanti non ce li ho. Non riesco neanche ad avere il loro ritmo. Adesso la bomba rossa dovrebbe crollare, quindi loro dovrebbero allungare ancora di più. Inoltre, anche se riesco a prenderli, comunque non riesco a fare il sorpasso perché su questa pista non si può superare. Quindi ragazzi, direi che ci possiamo battere il terzo posto e siamo a posto così. Piano. Anche perché ovviamente qui più si corre al limite più si rischia di perdere la macchina. Quindi che senso ha correre al limite quando sappiamo che la seconda posizione non si può prendere comunque di default? Bisogna anche utilizzare un po' la testa ragazzi, che è quello che ci è mancato l'anno scorso, no? Vi ricordate? Questa è una cosa che ho detto tante volte. Non sempre si può vincere, però quante volte rischiando di prendere il quarto posto, ok, siamo arrivati ultimi perché siamo andati a sbattere. È successo tante volte, no? E quindi questa pista, cioè in questo caso sta accadendo proprio questo. Cioè non ha senso secondo me spingere come se non ci fosse un domani per prendere un secondo posto che al 99% non riusciamo a prendere. Quindi anche l'undercut, no? Uno dice sì, fa l'undercut così magari finisco davanti a Verstappen e a Leclerc. Va benissimo. Però, cioè nel senso, non ha senso rischiare secondo me. Non ha senso rischiare. È un terzo posto, questo comunque importante, in una pista molto complicata. E non mi spiego perché loro dietro stanno andando così avanti, ragazzi. Cioè, così lenti. E noi stiamo andando così avanti, noi siamo così avanti rispetto al resto del gruppo. Non me lo spiego, ragazzi. O davvero Lando ha un problema, perché ci siamo toccati noi, perché ve l'ho detto prima. Cioè, quando ho perso la posizione su Verstappen, qualcuno mi ha toccato dietro. Fucsia nel primo settore. Qualcuno mi ha toccato dietro. Era Lando e quindi la macchina si è danneggiata? Ma non credo ragazzi, non credo proprio. Mi piace pensare che siamo noi. Ho fatto anche un bel secondo settore secondo me ragazzi. Ho rovinato tutto. Attimo un po' di ERS. Occhio al giro veloce perché potrebbe essere un punto in più. E il giro veloce di sicuro si fa adesso, penso. Occhio al secondo settore, vediamo un po' com'è. Piano adesso, piano. Cordolo di qua, bacino al muro e via. Vediamo il secondo settore che dovrebbe uscire adesso. Piano, occhio al muro. Mamma mia. Verde nel secondo settore. Nonostante quell'errorino, secondo me senza errorino era fucsia. Ho fatto veramente un bel giro, cavolo, Porca vacca se ho fatto un bel giro. Anche se loro stanno andando molto veloci, davanti. Quindi probabilmente se ho fatto il giro veloce lo faranno loro adesso, di sicuro. Anche perché la gomma sta entrando in condizione. Vediamo il giro veloce se l'ho fatto. Non l'ho fatto. Però ho fatto il mio miglior giro con gomma rossa al settimo giro. GG. Attenzione, sto pensando a una cosa. Se riesco ad allungare ancora di più, ho il pit gratis. Se riesco ad allungare ancora di più. Porca vacca, ragazzi, 14-6, ho il pit gratis. Non ci credo, non ci ho pensato. Ce l'avranno però prima Leclerc e Verstappen il pit gratis. Gomme medie, il cavolo, non monto nulla adesso. Ragazzi, attenzione, non ho pensato a questa cosa. Quanto dura il pit? 20? Non lo so come farà a vedere quanto dura il pit adesso. 20 e qualcosa, 21, 22, 23, quanto dura? Porca misera, non lo so, raga. Porca vacca, non ho pensato a questa cosa, ragazzi. Comunque Norris palese ha un problema, Palese, raga, non riesco ad attivare il team radio perché qui non c'è un momento di pausa. Anche nel rettilineo, non c'è praticamente il rettilineo qua. Quindi non riesco ad attivare il team radio. Magari dopo ci provo, se ce la faccio quando sono in modalità cannibale, che faccio un super taglio e riesco magari a non parlare e a vedere che cosa ha Norris. 16.1 ragazzi, 16.1. Cavolo, non ci ho proprio pensato, al fatto che posso avere il pit gratis. Chissà se ci arrivano anche loro però, In teoria dovrebbero arrivarci anche loro, in teoria. Cioè Verstappen e Leclerc loro avranno
Cos'è che sta dicendo questo? 5 secondi. Ok, no, niente. Però, cioè, il tizio lì non mi ha detto che Norris ha un problema. Di solito me lo dicono, quando una macchina ha un problema così grande me lo dicono. Però è assurdo comunque, di sicuro ha un problema, di sicuro 100%. La Vade stanno allungando, ragazzi, perché sto iniziando a perdere qualcosina con la gomma rossa. Due settori gialli dopo aver dato tutto praticamente in quel giro infernale dove ho fatto il miglior giro con 1.12.8. Adesso sto iniziando a perdere qualcosina. E vediamo se... Non è che recuperano adesso loro. Non è che non risco la macchina rotta ci recupera. Siamo a 17. Vediamo un po' se riesco ad allungare ancora di più. Allora, si è aperta la finestra del pit adesso, ragazzi. Si è aperta la finestra del pit adesso. 19.1. Ragazzi, 19.1. Attenzione. 19.1, raga. 19.1. Ma non mi ricordo quanto dura il pit. E non riesco a vederlo. Non so se è uscito. Stai zitto. Non mi ricordo se è uscito prima. Non mi ricordo, cerco di vederlo nel rettilineo quando non parlo. Vi faccio sapere se riesco magari ad aprire un attimo una finestra. Perché di sicuro si vede, raga, di sicuro si vede. Il problema è che non so come vederlo, porca di quella vacca. Non so come vederlo. Ragazzi, non riesco a vedere. Sono zitto un attimo, però non riesco a correre. Cioè, troppe cose contemporaneamente. Non riesco a vederlo, non riesco a stare un attimo. Cioè, non riesco a fare tre cose, cioè mille cose contemporaneamente. E le marce, il controllo trazione, la pista, Monaco. E non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Cioè, non so vedere, non riesco a leggere, sono concentrato. Non ce la faccio. Ho perso qualcosina anche per vedere, porca di quella miseria. Guardate quanto hanno allungato Max e Tizio lì e Leclerc. 19.6 per Lando Norris. 19.6 per Lando Norris. Ragazzi, io non lo so, cioè, boh. Non lo so se fare il pit adesso. Adesso soffro veramente tanto per le gomme, perché sono l'unico con gomma rossa e siamo all'undicesimo giro con gomma rossa. E devo rientrare, ragazzi. Devo rientrare, però comunque un po' sto allungando. Cerco di restare concentrato, ragazzi. Vediamo se riesco ad allungare ancora un po' di, ancora di più. 20 e 3. Piano, ho dimenticato l'ers attivo. 20 e 2, 20 e 3. Concentrati, dai, concentrati. E poi non farò mai un super undercut. Cioè, adesso che ci penso, devo fare un undercut e recuperare 6 secondi su Leclerc e Verstappen. Quindi in realtà non so quanto mi convenga fare questa cosa, ragazzi, del pit, Cioè, perché davvero... Sì, ok, magari anticipo, faccio l'undercut, ma comunque loro adesso si fermeranno. Cioè, al massimo faremo due giri di undercut. Con due giri di undercut quanto recupero? Di sicuro non recupero 8 secondi, ecco. Quindi al massimo mi avvicino. Quindi anche in questo caso, ragazzi, bisogna un attimo capire quanto ha senso rischiare. Perché se poi finisco nel traffico... Vabbè, se poi finisco nel traffico in realtà non ho niente da perdere. Perché poi dopo loro si devono fermare, quindi comunque mi porta a casa il terzo posto. L'unica cosa potrebbe essere una safety car barra bandiera rossa. Non lo so, Leclerc comunque è il pit gratuito. Leclerc è parte di scuderia box. Ok, adesso non posso rientrare perché altrimenti... Ok, entro dopo, ragazzi, sta facendo l'undercut. In realtà potevo entrare anche adesso, forse. Attenzione. Allora, box a questo giro, ragazzi. Box in questo giro. Si ferma Verstappen che potrebbe fare un super undercut. Potrebbe fare un super undercut, ragazzi, Verstappen. Potrebbe fare un super undercut. Piano qui, piano, non tagliamo troppo. Potrebbe fare un super undercut Verstappen. Vediamo se mantiene la posizione. Verstappen. Piano. Ha messo gomma bianca. Quanto tempo ci sta mettendo Max a pit? Quanto dura sto pit, ragazzi? Sbaglio, sto tornando un botto. No, è andato davanti a Norris. Ok, ce l'ha fatta, ragazzi. Ce l'ha fatta Max. No, ma è giusto, raga. Loro avevano il pit gratuito. Loro ce l'avevano. Va bene così, ragazzi. Non importa. Ve l'ho detto prima, non importa. Si poteva gestire in maniera diversa. Però non avevamo quel ritmo. Ci è andato anche bene che Norris sta rallentato. Che Norris sta rallentando tutti. Bisogna ancora capire se effettivamente Norris ha avuto un problema, ragazzi. Questo non lo so e sinceramente non mi interessa, ma quasi sicuramente sarà così, perché altrimenti non si spiega, ragazzi. Box in questo giro, confermato, altrimenti non si spiega questo crollo degli altri, capito? Perché comunque Max e Leclerc avevano un ritmo che io non potevo avere. Cioè, in realtà forse ce l'avevo anche un pochettino quel ritmo, poi sono crollato per la gomma, ecco. Sono crollato per la gomma, in realtà, perché quel ritmo l'abbiamo tenuto, Abbiamo tenuto quel ritmo. Per i primi 6 giri, forse 7 giri, sono rimasto praticamente attaccato. Erano tipo 2 secondi, se non erro, vicino. Quindi ero praticamente lì. Comunque 2.9, buono il pit. Non eccellente, ma buono. Vediamo un attimo in questo momento dove Max è passato, va benissimo. Allora, vediamo la mappa. Loro sono molto indietro. Norris è indietro. Ecco, buono ragazzi. Buono. Pit gratuito, ragazzi. Piano qui che mi danno la macchina in curva quasi.
Ok, con Norris dietro ha funzionato. Bene ragazzi, bene bene bene. Ora loro si devono fermare, quindi buono raga, buono così, buono così. Leclerc sta ancora tirando dritto. Occhio all'undercut su Leclerc ragazzi, eh. Occhio all'undercut su Leclerc. Tanto si fermerà comunque adesso, perché cioè sta facendo un botto di giri. Sta al 14° giro, quindi si fermerà praticamente se non adesso. Piano 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 piano. Se non adesso si ferma dopo, eh. Però occhio all'undercut. Verstappen lo fa di sicuro l'undercut, lo sta facendo forse già, e forse è anche avanti Verstappen, eh. Forse anche avanti Verstappen, e questo è un bene, sia per la classifica costruttori, sia per la classifica quella del campionato, perché Leclerc è primo, quindi è Verstappen secondo, noi terzi, quindi almeno la vittoria non se la porta a casa il primo, ma se la porta a casa il secondo, ecco, del campionato. Quindi non allunga tantissimo Leclerc, e soprattutto noi riusciamo ad allungare nella classifica costruttori, perché Norris è dietro, quindi io e Max sul podio. Quindi va bene raga, va bene così. Giro veloce per Max Verstappen. Giusto raga, con gomma me, con gomma bianca. Bravo Max, bravo, 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 bravo. Super accelerata, vediamo se gli altri rientrano. Dovrebbero rientrare, non ri- ah no, tutti quanti con gomma bianca, quindi non rientrano ragazzi, Non rientrano, piano, 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 non rientrano. Va bene così. Io voglio togliermi lo sfizio e voglio vedere se riesco a fare un piccolo aggiornamento sulla macchina dietro, per vedere se Norris ha qualche problema. Però boh, vabbè, non voglio perdere tempo ragazzi, non mi interessa. Fucsia nel primo settore per GM7, attenzione, io sono con gomma media, cavolo, è vero, io sono con gomma media. Piano piano, perché anche un punto potrebbe fare la differenza, alla fine. Tutto fa brodo raga, tutto fa brodo. Ho fatto anche un bel secondo settore, se non sbaglio qui in uscita, come sbaglio sempre. Ok, buono, buono questo giro ragazzi, box per Leclerc, box per Leclerc adesso. Max è sicuramente avanti. Max è avanti ragazzi, Max è avanti 100%. Piano qui, cordolo. Ok, buono anche questo. Buono anche questo ragazzi, buono anche questo. Occhio a Fuchs nel secondo settore, attenzione al muro. Qui sto rischiando tanto ragazzi, per un punto. Fuchs nel secondo settore per GM7 che vola. Tanto poi Leclerc ce lo toglierà il giro veloce, perché adesso metterà gomma media. Però va bene. Attenzione, giro veloce ancora per Verstappen. Vediamo Leclerc dov'è raga, dov'è Leclerc, ancora i box, Leclerc ancora i box. È uscito. È uscito ragazzi, è uscito. Niente, è andato. Giro veloce per GM6 per 1:11.9. Con un verde nel terzo settore. Ok, doppio fucsia. Mamma mia ragazzi. Leclerc è andato ragazzi, imprendibile Leclerc. 9 secondi, imprendibile. No, ma avevano un altro ritmo quei due, eh. Poi io ho perso tantissimo per colpa della gomma. Quindi ci sta, cioè nel senso ho perso veramente tanto per la gomma rossa. Ho tirato il più possibile per non andare nel traffico, perché saremmo finiti nel traffico. Quindi è per questo motivo che non ho fatto il pit prima. E quindi sì, si poteva rischiare, come ho detto prima. Magari non finimo, ma era impossibile che finimo nel traffico. C'era troppa distanza tra quelli dietro. Quindi sarei finito nel traffico 100%. E quindi sarebbe stato poi anche frustrante, no? Correre con tutte le macchine davanti. Quindi per questo motivo che ho allungato. Va bene ragazzi, va bene così. Gara di gestione, Monaco è così raga. Monaco è così, è strategia, è qualifica, è così ragazzi, Monaco è così. Comunque ho chiesto informazioni su Norris prima che si fermasse. L'ingegnere di pista mi ha detto Lando Norris ha un piccolo problema all'ala anteriore, ma niente di grave. Con questo mi ha detto, ma niente di grave. Però era palese ragazzi che avesse qualcosa di anomalo alla macchina, perché i tempi erano veramente troppo alti ragazzi. Tempi troppo alti. Però va bene così ragazzi, siamo stati molto fortunati, molto fortunati, perché grazie a questa cosa qui siamo riusciti a gestire un terzo posto, siamo riusciti a fare un pit gratuito e poi abbiamo anche il giro veloce. Quindi in realtà ragazzi, cioè, ce la saremmo giocata in realtà, eh. Oh, attenzione qui, che sto andando nella siepe, sto andando, piano. Ce la saremmo giocata in realtà, quindi io sono contento, ragazzi. Non è vero che secondo me siamo arrivati terzi, a meno che non facciamo un errore adesso, eh. Però non è vero che siamo in questa posizione solo perché Norris li ha rallentati tutti. Perché secondo me noi quel tempo ce l'avevamo. E poi, cosa molto importante, io non avrei perso tutto quel tempo con gomma rossa. Se Norris fosse stato attaccato a me, così come tutti quelli dietro, no? I distacchi erano molto più piano, i distacchi erano molto più ravvicinati, e quindi noi con un undercut non saremmo finiti nel traffico. E io ero lì che ho perso tantissimo da Verstappen, perché adesso guardate i tempi, sono 11 secondi da Leclerc, e più o meno sono gli stessi. Sì, Leclerc ha più ritmo, però non è che perdo tantissimo, ecco. Ho perso tantissimo tempo per la gomma rossa. Quindi, cioè, è per farvi capire che comunque
la gara, cioè, secondo me è meritato questo terzo posto, eh. Secondo me è meritato, ragazzi. Okay. Poi, boh, vediamo, la gara non è finita, mancano ancora 8 giri. E può succedere qualsiasi cosa, possiamo andare a sbattere. È successo già diverse volte di perdere una gara importante per colpa di un errore negli ultimi giri. Piano qui, piano. E cosa molto importante, potrebbero esserci delle safety car, bandiere rosse, che potrebbero cambiare tutto. Quindi, cioè, restiamo concentrati. Ne approfitto di questo momento per raccontarvi una storiella, ragazzi, perché so che non ve ne frega nulla. Però no, vabbè, in realtà è una cosa interessante, perché ieri stavo guardando le prove libere della Formula 1 e ho visto anche le qualifiche. Adesso non so quando voi vedrete questo video, no? Però comunque io mi metto un po' avanti, come sempre, lo sapete, no? Per riuscire ad essere costante devo sempre stare avanti sul canale di 3-4 giorni, in modo tale che se succede qualcosa, devo fare un viaggio, mi viene la febbre, il raffreddore, sono coperto per 3-4 giorni, si spacca il computer, cose così, sono comunque coperto per 3-4 giorni. Stavo guardando praticamente la Formula 1 e dopo le qualifiche, dopo le prove libere, scusatemi, hanno praticamente su Sky hanno fatto vedere questo programma, no? Dove parlavano dei simulatori di Formula 1, allora, di come i ragazzini... Cos'è? Pressione di tutte le gomme sia a zero. Visto che a occhio non mi sembrano a terra, direi che è un problema del sensore. Ok. Nulla di preoccupante. Va bene, grazie. Non mi mettere paura con cose inutili, grazie, perché già ho paura di mio. Grazie mille. Comunque, stavo dicendo, ho visto questo programma, no, su Sky, e parlavano dei simulatori, e c'era praticamente un maestro, un ingegnere, no? Che diceva una cosa, che ha detto una cosa che mi è rimasta impressa, ovvero ha detto: i piloti di Formula 1 hanno la capacità di guidare senza, tra virgolette, sprecare energia. Cioè, nel senso, loro riescono a correre, no? Sulla pista, cioè riescono ad avere riflessi proprio pazzeschi. Però li hanno praticamente per 2 ore di fila, perché loro corrono ovviamente 1 ora e mezza, 2 ore, no? Così di fila. E lo fanno quasi come se è una cosa che il cervello fa in automatico. Ed è questa una delle capacità incredibili che hanno i piloti. Il fatto di riuscire a rendere al massimo con la minima spesa energetica del cervello. E io mi sono rivisto tantissimo in questa cosa, perché io sono esattamente l'opposto. Io non riesco, ragazzi, anche se questo è solo un gioco, no? Io non riesco a registrare 2 video di fila di Formula 1. Non ce la faccio, mi stanco. Cioè, io non ce la faccio. Io adesso, no? Adesso che ho finito questa gara, io sono tutto sudato, ok? E se dovessi correre adesso, non lo so, mi metto qua, anche se mi riposo 1 ora, ok? Non ce la faccio. Io registro 1 video al giorno di Formula 1. 2 video con te, cioè 2 video di Formula 1 al giorno. Io non li riesco a registrare, perché sono stanco, perché il mio cervello si stanca. Quindi io sono esattamente l'opposto dei piloti di Formula 1. Cioè, avete capito? Cioè, il mio cervello fa tutte queste cose, ma spreca talmente tanta energia che sono esausto, capito? E questa cosa si allena. Poi questo ingegnere qui diceva che questa cosa al simulatore si allena, questa cosa fin da piccoli, perché tipo ha fatto vedere che c'erano dei ragazzini che stavano guidando al simulatore e tipo mentre guidavano misuravano il battito cardiaco, gli misuravano tutte queste cose qua, proprio perché loro dovevano correre tipo adesso, no? Come sto facendo io adesso, però con il battito cardiaco praticamente normale, come se stessero quasi, non dico meditando, ma poco ci manca, cioè avete capito, no? Ed è questa una cosa importantissima ed è curioso perché ve l'ho detto, mi sono rivisto tantissimo in maniera negativa in questa cosa, perché io non riesco neanche a giocare, cioè nonostante io sto facendo praticamente una gara che ha 27 giri, ok? Quindi è veramente, sono veramente pochi, no? Ci metto mezz'ora praticamente per registrare una gara di Formula 1, poi vabbè faccio anche le prove libere per prendere confidenza, faccio le qualifiche, quindi in realtà ci metto 1 oretta più o meno in tutto, no? Però la gara in sé è di 27 giri, quindi sarà più o meno 30 minuti, no? 31, 32 minuti, quello che è. E io non ce la faccio a farne un'altra adesso. E questa cosa è assurda. E secondo me, no? Chi mi segue poi lo sa, no? Il mio punto debole, tra virgolette, da pilota, da giocatore di F1 sulla PlayStation, è che sono molto incostante, no? Con i tempi. Cioè, avete visto, magari tiro fuori il tempo della vita e poi dopo, il giro dopo, faccio schifo. Secondo me è per questo motivo, perché il mio cervello, no,
per fare quel giro della vita ha utilizzato tutte le energie, ok? E poi il giro dopo sono stanco, tra virgolette, e quindi non riesco a fare bene il giro. E secondo me, ragazzi, se riesco a migliorare questa cosa, che poi vabbè non so come si migliora e sinceramente non so neanche quando mi interessa fino a un certo punto, sinceramente, perché non è che devo andare a competere nei tornei. Però è curiosa questa cosa perché ho un mio limite e sono, tra virgolette, contento che i giovani piloti che si allenano su questa cosa, credo, perché vuol dire che io sono in qualche modo, non dico giustificato, perché... Però cioè vuol dire che è una cosa normale, ecco, che se non è allenata è per questo motivo, cioè non è che io sono scarso e che non so giocare, è che il mio cervello si stanca, capito? Cioè non ce la faccio, avete capito il discorso? È una cosa veramente stracuriosa secondo me. Magari se avete sentito questo discorso fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché sono curioso. Magari anche voi avete questo problema. E cosa invece problema opposto che non ho su FIFA? Cioè io su FIFA quando gioco a... Magari perché lo faccio da quando sono piccolo. Io su FIFA ci gioco praticamente tutti i giorni da quando ho 10 anni. E io posso tranquillamente registrare anche 7 ore di FIFA di, no, non di simulata però, di giocata. Quindi partite eccetera, senza stancarmi. Veloce, guadagna un secondo a giro. Ok. Vabbè, Hamilton è più veloce di un secondo. Oh mio Dio, sti cavoli. Cioè ormai la gara è finita, cioè mancano 3 giri. Ormai la gara è finita. Comunque davanti stanno combattendo. In tutto questo Leclerc ha raggiunto Verstappen. Porca miseria, ma tanto il sorpasso non si può fare. Se Leclerc passa Verstappen a Monaco impazzisco, all'ultimo giro impazzisco, cavolo. Forse adesso ha un vantaggio. No, in realtà dovrebbe avere... Piano. In realtà dovrebbe avere un vantaggio di gomma Verstappen adesso, no? Perché la bianca dovrebbe durare di più. Quindi adesso che Leclerc ha già da un po' le medie, anche io sto perdendo tanto, cioè perché ho la media e gli altri hanno messo la bianca. Boh. Comunque per chiudere il discorso, io su FIFA, essendo allenato, tra virgolette, il mio cervello, essendo allenato a giocare a FIFA, ok? Per lui giocare a FIFA è come stare sul letto e guardare la televisione. E quindi posso fare praticamente 20 partite di fila. Difficoltà estrema, ragazzi, perché sapete che io gioco a difficoltà estrema con modalità competitiva, cioè che è il massimo. Ma non perché sono un fenomeno, ma perché semplicemente ci gioco da quando sono piccolo. E quindi il mio cervello ormai è così, capito? Gioco a FIFA a difficoltà estrema, modalità competitiva, e come se stessi guardando la televisione, capito? Cioè proprio in relax totale. Ed è quello che fanno i piloti. E ultima cosa per chiudere questo discorso, io su Twitch ho visto, e anche sì, ma non solo lì, cioè anche proprio sugli altri social, streamer, youtuber eccetera, che giocano a Formula 1 tutto il giorno. Cioè loro fanno le live, hanno pochi spettatori, perché purtroppo Formula 1 non è che sia un gioco famosissimo come foot eccetera, quindi non hanno tantissimi spettatori. Però fanno le live di 4-5 ore in cui giocano a Formula 1. Io solo se ci penso, no? Mi sento male. Cioè io se devo fare una live, no? Dove gioco per 4 ore a Formula 1, io secondo me dopo 40 minuti devo mettere difficoltà 10, perché il mio cervello è andato proprio in palla totale. Ed è veramente allucinante. Veramente allucinante. Comunque fatemi sapere se questo discorso vi ha colpito o se l'avete praticamente skippato in maniera brutale e ne avete detto ma che sta dicendo questo scemo. Fatemelo magari sapere qui sotto nei commenti. E niente. E in tutto questo io ho fatto gli ultimi giri giocando in una modalità proprio nel chilling totale. E sono veramente contento, perché adesso che so di questa cosa cercherò di stare calmo, ecco, di correre nel chilling, perché quello è quello che mi serve secondo me per migliorare. E quindi boh, vediamo ragazzi, non lo so. Poi tanto comunque ormai la nostra esperienza su F1 è quasi finita, perché tra un po' uscirà FC25. Io avrò il gioco molto prima, molto prima, ragazzi, avrò il gioco io, quindi preparatevi. E quindi questa qui sarà l'ultima stagione su F1 24, quindi probabilmente, ecco, cioè il mio problema tra virgolette è che non riuscirò mai ad imparare per davvero, perché io gioco a Formula 1 solo per 3 mesi all'anno. Perché poi dopo a settembre esce FC25 e poi da lì ovviamente, ragazzi, cioè nel senso, il canale per me è un lavoro, quindi devo dedicarmi comunque a FC25, lo faccio con piacere e non possono continuare con questo ritmo qua, con un giorno FC, un giorno Formula 1. Lo posso fare adesso perché FC è praticamente morto come gioco,
Però quando uscirà FC25, devo fare praticamente tutti i giorni FC come ho sempre fatto. E vediamo se avrò il tempo magari di portarlo sul secondo canale, perché adesso che faccio un video al giorno e c'ho anche un editor che mi aiuta a editare i video, ho più tempo. Valuto se magari riesco a fare qualcosa sul secondo canale su F1, però è sempre qualcosa di sporadico, ragazzi, non lo so. Fatto sta, signori, fatto sta che Verstappen ha mantenuto la prima posizione nonostante l'attacco di Leclerc. Talento, signori, talento cinese. Vince Verstappen, ragazzi. Abbiamo fatto una gara quasi... qua abbiamo fatto quasi, non lo so, quasi un vlog, quasi un podcast abbiamo fatto oggi. Però sono contento. Spero che abbiate sentito tutti i miei ragionamenti e tutte le mie sciocchezze. Abbiamo fatto una gara pulita, una bella qualifica in condizioni tremende. Abbiamo gestito la gara. Peccato solo per la partenza, perché se avessimo fatto bene in partenza probabilmente avremmo mantenuto la seconda posizione. Verstappen avrebbe comunque fatto un undercut clamoroso, ma alla fine è giusto così, ragazzi, perché Leclerc e Verstappen hanno dimostrato di avere un ritmo che noi non potevamo avere. Quindi sono contento di questo terzo posto. Il più alto del giorno è Lewis Hamilton. Siete anche fortunati per Lando Norris, che ha rallentato praticamente tutti quelli dietro e ci ha permesso di fare una gara controllata, una gara isolata. Sono contento, raga, va bene così. Monaco è così. A Monaco non possono venire fuori delle gare incredibili, perché Monaco in questa pista non si può superare. Ci portiamo a casa quindi un terzo posto molto molto importante, con anche il giro veloce, e questo dimostra quello che ho detto prima, nel senso che quando sono concentrato, quando sono focalizzato, riesco a fare il giro veloce. Tra l'altro un giro veloce anche molto più veloce rispetto agli altri, perché Leclerc 1.12.4, Max 1.12.4, io ho fatto 1.11.9. Questo vuol dire che nelle corde io ho un giro di 5 decimi più veloce rispetto agli altri. E tra l'altro l'ho fatto con gomma rossa, no, l'ho fatto con gomma media, sì, l'ho fatto con gomma media. Però con gomma rossa, tipo dopo 7 giri avevo fatto 1.12 e qualcosa. Questo per far capire che con la gomma usata, quando azzecco il giro, ce l'ho, ecco. 25, 18, 16. Chiudiamo con la classifica aggiornata, perché Leclerc ha 151 punti, 8 punti indietro Max Verstappen, 29 punti indietro GM7. 151, 143, 122. Classifica costruttori, siamo primi. Ce la giochiamo praticamente con la Ferrari, che ha perso qualcosina per colpa di Lando Norris, che è finito praticamente, nonostante il danno, dove è finito. Mamma mia, Lando Norris è finito 14esimo per colpa di quel danno lì. Va bene, ragazzi, va bene. La prossima gara è in Canada, una pista dove storicamente siamo sempre andati bene. Non è difficile correre qui, quindi sono fiducioso. Voglio solo farvi vedere l'ultima cosa. Guardate il confronto tra i veicoli. Noi siamo la seconda forza e siamo praticamente vicinissimi alla Aston Martin. Occhio ai prossimi sviluppi, perché possiamo fare un ulteriore salto e diventare la macchina più performante. Io vi saluto quindi e vi ringrazio. Qui da GM7 è tutto. Ci vediamo domani con FC, dopodomani con F1 24. A domani, bella!